Stamattina vi chiedo di lasciarvi andare. State tranquillamente seduti a casa, perché no, anche a scuola se avete uno smartphone, perché quello che sentiremo probabilmente è esattamente tutto il contrario di quello che noi abbiamo capito della vita, della poesia e di un poeta che si chiama Giacomo Leopardi finora. Perché? Perché c'è Alessandro D'Avenia stamattina. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, le do del lei come i suoi alunni o le do del tu? Come preferisce. Le do del lei per tenere le distanze? No, va bene. Già ci diamo del tu. Alessandro D'Avenia è prima cosa un insegnante, sì, che poi ama tanto scrivere e che ha provato e sta capendo che la vita probabilmente è tutto il contrario di quello che noi abbiamo immaginato finora, soprattutto se noi ci rifacciamo una figura che è quella di Giacomo Leopardi. Allora, brutto, mezzo cieco, sfigato in amore, a questi amori non corrisposti, il poeta del pessimismo. Facci capire, Alessandro D'Avenia, come diamine un uomo del genere può diventare un predatore di felicità. Perché quest'uomo aveva capito tutto della bellezza e della verità della vita? Ma secondo me è proprio per questo fatto che la vita gli aveva tolto tutto. Noi oggi viviamo in un'epoca in cui non ci si può concedere il lusso di essere fragili. Usciamo dalla nostra stanza pronti per una corsa in cui dobbiamo essere imbattibili, invincibili, sempre prestanti. Poi magari la sera torniamo in quella stessa stanza, chiudiamo la porta e le lacrime ci rigano il volto. E non ci siamo potuti prendere lungo quella giornata, appunto, il lusso di essere noi stessi. Leopardi, proprio perché la vita lo scorticò un giorno dopo l'altro, togliendogli quasi la pelle di dosso, dovette andarsi a cercare la felicità nell'essenziale. E questo allenamento gli diede degli occhi di cui noi abbiamo bisogno. A me ha colpito leggere in un suo appunto del 1827 che voleva scrivere un'opera intitolata Lettera a un giovane del XX secolo. Quindi era un ragazzo che ormai aveva capito che quello che aveva intuito della vita e della realtà sarebbe servito non solo ai suoi contemporanei che non lo capivano, come dei bulletti di scuola media lo soprannominavano il ranocchio proprio per il suo aspetto fisico, ma sapeva che quello che aveva trovato sarebbe stato un possesso per sempre. E io nel leggerlo in questi anni, sin dal primo momento in cui l'ho incontrato in classe grazie al mio insegnante, mi sono detto: quest'uomo ci serve a vivere oggi. Se la letteratura non ci aiuta a vivere la vita quotidiana, diventa una fuga dalla realtà, un oggetto culturale per farsi belli, sentirsi superiori agli altri. Invece quello che conta della grandezza di un autore è la sua vita interiore, non la sua vita esteriore. Alessandro, tu dici che lui aveva capito cos'era l'essenziale. Sì. Ad un uomo destinato a fare altro, era nato in una famiglia alto borghese, sì, un uomo che aveva avuto questa folgorazione di entrare nella libreria del papà e di capire che dentro quei libri c'era una bellezza a cui attingere. Un uomo però che aveva tanto dentro che poi quella libreria gli è stata stretta a un certo punto. La verità per quest'uomo, la vita per Leopardi, che ci può aiutare a vivere adesso, noi perciò ti abbiamo chiamato, mica soltanto per fare così la sviolinata a Leopardi. Aiutaci, perché tu lo dici all'inizio, vi aiuterò, se vi fidate di me, a trovare il senso dell'oggi. Qual era questo essenziale? Allora, lui, come dicevi tu bene, per tutta la vita ha lottato per tenere insieme due cose che sembra che invece insieme non possano stare, che sono la verità e la bellezza, che hanno i loro organi di ricezione nella testa e nel cuore. Se uno va a fare la radiografia delle parole che Leopardi usa nei suoi canti, trova che queste due parole sono le parole dominanti, testa e cuore. Come si fa a tenerli insieme? Noi di questo abbiamo bisogno oggi, in cui ci concediamo a volte di avere un cuore con degli slanci sentimentali, emotivi, che poi sono effimeri. Magari quel 10 agosto in cui ci mettiamo sotto un cielo stellato e ci concediamo il lusso di essere all'altezza della vita, di avere dei desideri che poi non confessiamo a nessuno, e l'indomani mattina ci alziamo e diciamo: sì, ma era un sogno, dai, è un gioco da ragazzini. Gli altri 364 giorni invece siamo preda di quel cinismo della ragione che ci dice: noi siamo esseri fatti solo per la morte. Leopardi fu costretto a capire quale fosse vera di queste due cose. Alla fine del canto notturno del pastore errante, lui lo dice: forse se avessi io l'ali più felice sarei, oppure forse il di Natale non è altro che l'anticipo del giorno della morte.
e non ti dice che una delle due è quella vera, ti dice forse, impara ad abitare la terra del forse. E noi uomini, credenti o non credenti che siamo, dobbiamo imparare ad abitare questa terra del forse, in cui scopriamo, il nostro cuore ci dice che siamo fatti per la felicità, ma questa felicità ci sfugge sempre, ci sembra dietro l'angolo e poi si nasconde di nuovo. E allora rischiamo di precipitare in quell'idea cinica che siamo fatti solo per morire. E Leopardi ti dice, continua a cercare, tieni insieme le due cose, perché la poesia nasce nella contraddizione, non la copre. Perché? Perché i poeti quello che cercano di fare, appunto, è tenere insieme verità e bellezza, cuore e testa, e Dio solo sa quanto noi oggi abbiamo bisogno di questo. Se tu aprissi un giornale, Alessandro, ti soffermassi soltanto ai titoli, questa idea della felicità non la troveresti dietro l'angolo. Per quanto sia una tensione, quello che si vede, quello che appare, è tutt'altro che un anelito alla felicità. Dove la trova, Leopardi, dove la trova l'uomo di oggi, secondo te? Leopardi la cercò in maniera ossessiva nella biblioteca di suo padre tra i 10 e i 18 anni, quell'età della vita in cui, come tutti i ragazzi, questa sete di felicità esplode, accompagnata alla percezione di un'unicità che non può più essere dettata dal copione dei genitori. E quindi c'è questa sorta di ribellione, per il momento contenuta dentro quella biblioteca. Allora Leopardi impara da solo il greco, il latino, l'ebraico, il tedesco, l'inglese, ma nessuno di quei libri ha la formula della felicità. E allora si fa bastare a un certo punto, all'età di 19 anni, lo sguardo su una primavera recanatese, in cui evidentemente quello sguardo contemplativo che ci viene concesso quando noi di fronte alla realtà a un certo punto capiamo di essere al centro di un'attenzione unica e irripetibile, lo salva. Lui scrive all'intellettuale del suo tempo, uno dei più importanti, Pietro Giordani, una lettera, lui dalla periferia di un paesino dello Stato Pontificio. Questo a dire che non c'è scusa, non c'è alibi per non cercare di fiorire. Gli scrive, devo diventare poeta, so scrivere così. Giordani gli risponde, sì ragazzo, sei bravo, ma 20 anni di prosa e poi parliamo della poesia. Cosa risponde Giacomo Leopardi? Io ho visto una cosa talmente bella che sarebbe peccato mortale lasciar spegnere questo ardore di gioventù. Se avesse ascoltato il consiglio di Pietro Giordani, noi non avremmo una riga dei versi di Leopardi, perché 20 anni dopo lui era già morto. E invece comincia subito e 2 anni dopo ci regala l'infinito. Allora il punto è questo. Non rassegnarsi all'idea che la realtà non abbia qualche cosa da dirci e noi non siamo al centro di un qualche cosa di talmente originario e bello che è destinato a noi e solo a noi. Nella grande polifonia del mondo, ciascuno di noi, con quello che ha ricevuto, poco o molto che sia, ha una missione di felicità. L'arte di essere fragili per me non è l'idea di qualche cosa che serve ad autocommiserarsi, a chiudersi in camera, perché Leopardi lottò tutta la vita, progettò la fuga da casa, riuscì a un certo punto ad andarsene. E cioè, l'arte di essere fragili è quello che questa parola significa in latino, frangibilis, l'arte di spezzarsi, come un pane buono che riconosce di essere fatto per gli altri, e quindi una luce che viene dall'interno stesso della vita. Noi andiamo a cercare questa felicità sempre fuori, abbiamo bisogno invece di capire che siamo già dotati di questa felicità, si tratta di far fiorire qualche cosa che è già dentro. Alessandro, e qua parte la stoccata, sentire parlare te di felicità mi è molto facile, sei bello, hai avuto una famiglia alle spalle che ti ha insegnato la bellezza del leggere, dell'imparare, di apprendere, sei intelligente, sei un vincente, perché Alessandro D'Avenia basta cliccarlo per capire chi è oggi, soprattutto per il mondo dei giovani. Se tu fossi vissuto in una estrema periferia, altro che la Recanati dello Stato Pontificio, se fossi lo sfigato di turno che tu incontri quotidianamente anche nel dialogo con i tuoi studenti, mi risulterebbe un po' difficile sentirti parlare così, o meglio, mi risulterebbe difficile sentirti credibile. Ti sei mai posto il problema di metterti nei panni degli altri? Nell'anoressica che tu hai incontrato che non sei riuscito ad aiutare? Nel ragazzo dalle ali spezzate che ha chiesto a te in una lettera un aiuto estremo? Ma anche nel ragazzo ricco
tanto ricco di cose, che chiede soltanto ai genitori di essere guardato e di essere considerato, perché questa è l'umanità a cui tu ti rivolgi anche. Allora, intanto smontiamo questa idea del successo che mi sta veramente stretta. Il mio successo è fare l'insegnante. La pienezza della mia vita è stata raggiunta nel momento in cui, avendo superato tutti gli ostacoli della burocrazia italiana per diventare insegnante, cioè per fare un mestiere al servizio degli altri, e ci sarebbe da aprire un capitolo lunghissimo, sono entrato in classe e ho detto: questa è la mia casa nel mondo. Il mio successo è stare in questo luogo, formulare l'appello la mattina, fare una buona lezione, interrogare, far dannare i ragazzi, ma restituirli al mondo un po' più ricchi, un po' più uomini, un po' più donne. In base a questa polifonia, quando formulo l'appello, vedo questo, non vedo in un volto umano, c'è sempre qualche cosa di sacro. Allora il punto è che è stato fatto con me questo, dai miei genitori. Noi siamo sei figli, quindi una famiglia che ha fatto tantissime rinunce per portare avanti una scelta del genere, magari una vacanza in meno, perché? Per accudire un figlio in più. E quando avevo 17-18 anni, ma ero sfigato come tutti gli adolescenti di quell'età. Risulta difficile crederlo, però che Davenia l'abbia detto, siamo contenti. Basterebbe recuperare un po' di fotografie del tempo e saremmo tutti d'accordo. Quindi, nel momento in cui tu come progetto di vita hai fare l'insegnante, ma dov'è tutto questo successo, questo essere vincenti? Poi, se qualche cosa si è aggiunto a tutto questo, ma è perché io ho un fuoco dentro, che non mi basta raccontare queste cose a 20 studenti, a 40 studenti, io le devo raccontare a tutti. Allora, mi ricorda, mentre parlo, questa immagine bellissima che usava Padre Pino Puglisi, a cui ho dedicato l'altro libro, che paragonava il mondo, i ragazzi, a quel mosaico gigantesco di Monreale, in cui questo volto di Cristo, che non ti lascia in pace quando entri in quella chiesa, ti guarda negli occhi e ti fa sentire protagonista della tua storia, lui diceva, è fatto di milioni di tessere. Ciascuno di noi, preso singolarmente, è una tesserina piccolina, magari insignificante. Certo, una può essere dorata e quindi brilla un po' di più di quell'altra che è oscura ed sembra meno fortunata, ma insieme l'una ha bisogno dell'altra. Allora, io forse ho ricevuto qualche cosa di più, ma non me lo tengo. Cioè, il bello è proprio che, proprio perché l'ho ricevuto, mi sento in dovere di restituirlo con gli interessi, e grazie a questo la vita diventa faticosissima ma divertentissima, e i ragazzi si entusiasmano a contatto con questo, non perché vedono qualcuno che porta le persone a sé, a me non me ne frega niente, io sono contento di fare la vita che faccio insegnando, scrivendo i miei libri, ma perché si sentono rilanciati alla loro di vocazione. Diceva Natalia Ginzburg che solo chi ha vocazione provoca vocazioni. Io ho avuto la fortuna nella vita di sapere che cosa ci sto a fare al mondo, e questo inevitabilmente mette in movimento gli altri. Perché? Perché la bellezza fa questo, ma non perché io sia bello, perché la bellezza non è altro che quel dono che Dio dà al mondo di compiersi. Allora, quando qualche cosa si compie, subito noi veniamo messi in difficoltà e possiamo reagire dicendo: ah, guarda quello, è finto. Perché? Perché noi siamo a un punto in cui magari ci siamo fermati. Oppure i ragazzi magari sono un po' più aperti, hanno meno sovrastrutture e dicono: sì, ma io che faccio? Lui ha fatto quello, io che faccio? Come si fa a vedere la rosa dentro al seme? Una delle definizioni più belle che abbiamo letto dell'essere maestro. La capacità di trovare la rosa dentro un seme, come ha fatto il tuo professore con te quando per la prima volta ti ha portato nel mondo di Leopardi. Tu, quando hai questi 20 studenti, o ne hai 2000 come hai fatto al Teatro Carcano, perché racconti gratuitamente, questo ci tengo a dirlo perché altrimenti si potrebbe fare anche un'altra illazione, quando questo fuoco lo porti dentro un teatro e accendi l'anima di questa gente, come fai a guardare nel cuore, negli occhi di un tuo studente questa rosa? Quello è un allenamento quotidiano che si fa fuori dalla classe. Solo chi ha percepito su se stesso uno sguardo del genere può esercitarlo sugli altri. Io, grazie a Dio, e dico grazie a Dio apposta, ho ricevuto questo sguardo. Certo, è lo sguardo di Dio che arriva attraverso la mediazione di qualcuno, che sono stati i miei maestri, anzitutto i miei genitori, poi il mio insegnante di lettere, poi quel Don Pino di cui parlavo prima. Se tu sei stato guardato così, che cosa hai percepito sulla tua vita? Hai percepito l'idea
non l'idea, la realtà, che quella persona ti rifarebbe, ti ricreerebbe così come sei. Cioè, quello sguardo che ti dice, tu vai bene così, non te lo devi meritare. Vai bene così. Allora, io ho ricevuto questo e mi sento in dovere, visto che questo mi ha fatto fiorire nella mia vita, ed è quello che mi dà una forza, per cui se io ho davanti 20, 2000, non mi importa niente, perché la mia forza sta dentro. Io sono concentrato su una cosa bella che ho da raccontare, non sull'esito di quella cosa bella che ho da raccontare. C'è questo passaggio dello Zibaldone di Leopardi che per me è fulminante, in cui veramente l'ho sentito pienamente amico e fratello. È una delle ultime cose che lui scrive nello Zibaldone. Dice: verrà un momento nella mia vita in cui io rileggerò le cose che ho scritto, i versi che ho scritto, con la gioia di aver fatto qualcosa di bello al mondo conosciuto, che sia o no per tale da altrui. Questa è una cosa che a questo tempo serve tantissimo. Non gliene fregava nulla della gloria, del successo, chiamiamolo così. In una lettera a una sua amica scriveva questa frase che anche mi è rimasta fissa nella memoria. Dice: io non ho bisogno né di gloria, né di stima, né di nient'altro, io ho bisogno di amore. Il punto è questo: come ci raggiunge questo amore che ci salva. Cioè, quei momenti in cui noi percepiamo nella vita un'esperienza salvifica, in cui passato, presente e futuro non contano perché il tempo si è fermato. E quando il tempo si ferma nella vita di un uomo, che cosa significa? Che per un attimo si è svincolato dalla paura che ha di morire. Questa cosa qui succede solo con l'amore. Allora, se in classe io riesco a trasmettere amore per quello che insegno, amore per come lo insegno, amore al volto a cui lo insegno, il tempo un po' si ferma e ci si sente titolati a vivere la propria vita senza quel brutto vizio di non esserne all'altezza. Perché non siamo più felici? Non siamo più felici perché non abbiamo più un'origine. La nostra felicità, diceva Leopardi, diceva, la felicità non è altro che il compimento. E stiamo facendo i discorsi di un uomo che con Dio ha avuto un rapporto burrascoso, difficilissimo, lo mise da parte. Sarebbe bello raccontare l'ultima sera della vita di Leopardi, in cui questa domanda un po'... Raccontiamola, perché è bellissima. È bellissima. Lui si trova, lo racconta Ranieri, il suo migliore amico degli ultimi anni, sotto un cielo stellato, quando ormai di questo cielo stellato coglieva solo i bagliori, perché con questo problema della vista era diventato quasi cieco. E a un certo punto, nel silenzio di questa notte, dice a Ranieri: ma perché Petrarca, Tasso, Cristoforo Colombo, Leibniz, a tutti questi non ripugnavano le verità della fede? Ranieri risponde: perché noi abbiamo imparato a usare la ragione, caro Giacomo. Lui rimane in silenzio sotto quel cielo stellato, dice: sì, ma a loro queste verità non ripugnavano. L'indomani Giacomo Leopardi esce di scena, ma l'ultima affermazione è proprio questa: ci sono dei testimoni credibili a cui queste verità non ripugnavano. Quindi un uomo non dalle facili soluzioni, niente schemi, niente ideologie, che rimase fino all'ultimo aperto di fronte a una domanda che inquietava il suo cuore. Un cercatore di infinito che, appunto, non ha strappato questa spina neanche nell'ultimo istante della sua esistenza. Tu non hai mai dubitato di Dio? Tutti i giorni. Ma scusate, se ci confrontiamo con la bruttezza della realtà che c'è oggi, viene da dubitare di Dio. Poi mi dico: vabbè, ok, ma tu che stai facendo? Quindi poi comincio a dubitare dell'uomo, di me stesso e degli altri. E allora mi rimbocco le maniche e dico: forse che la soluzione non è Dio, la soluzione siamo noi. Che stiamo facendo? Portare Dio a dei ragazzi a cui non è stato dato quello sguardo di infinito, perché in fondo questa è la differenza tra chi ha fede e chi no, chi ha avuto una famiglia che crede e chi ha avuto no. Potrebbe essere un'operazione molto rischiosa. Molti autori, cantanti che fanno, ma anche persone importanti, insomma, che fanno, come dire, outing e dicono: ma in fondo credo, a un certo punto vengono messi da parte. Questa faccia tosta di parlare di Dio dal primo momento in cui tu ti sei rivelato a noi, questa forza che tu hai non nel far prediche, ma per dimostrare che Dio è seduto accanto a te in questo momento mentre parli. Da dove la prendi? E come ci arrivi ai ragazzi? Guarda, non è frutto di un calcolo, è una cosa che io mi ritrovo, è un accadere, un fatto. È questa la cosa bella. Dio per me è adrenalina.
Invece oggi Dio è la noia per le persone, è associato al concetto di noia, una ripetitività. C'è gente che pensa che il paradiso sia una specie di film, cinema, in cui si vede sempre lo stesso spettacolo per tutta l'eternità, grazie che è una noia continua. Io mi immagino Dio come lo sguardo di quella persona che ti ama nel momento in cui vi siete conosciuti, che dice tu, solo tu, fra 7 miliardi di persone, e un minuto dopo meglio di un minuto prima. E questo è, cioè, la cosa che mi entusiasma è proprio questa, che viene affidato tutto a te e niente a te. E questa continua gioia di ricevere tutto quello che hai nella vita e quindi poi di volerlo restituire. Perché non me ne vergogno? Ma perché se me ne vergognassi non sarebbe vera questa cosa. A me è sempre piaciuta l'idea che Dio prima bisogna darlo prima che dirlo. E a volte noi lo diciamo e poi dobbiamo recuperare il fatto che magari in cameretta pensiamo di lui delle cose non tanto belle. E invece si mostra, perché? Perché lui è venuto sulla terra, cioè ha sudato, ha riso, ha pianto, ha fatto tavoli per 30 anni. Cioè non è che il fare tavoli per 30 anni è meno importante di quello che ha fatto nei 3 anni dei miracoli. Allora c'è uno stile di vita quotidiano entusiasmante in cui anche fare tavoli, fare il panettiere, fare una lezione, fare l'autista di un autobus abbia e possa avere questo entusiasmo? Sì, la risposta è sì, perché lui per 30 anni nella periferia dell'impero romano quello che ha fatto è il falegname. Allora questo mi entusiasma, cioè la luce è dentro le cose di tutti i giorni, qualsiasi sia la dotazione che la vita ci ha dato. Non scatta nessun applauso, non perché il mio pubblico non abbia da fartene, ma perché siamo ammutoliti di fronte a questo racconto, per cui l'applauso te lo faccio io adesso, ma se non altro perché dopo 51 anni in cui mi reputo credente, sto capendo delle altre cose soltanto adesso. Leopardi, tra i sogni che aveva, era quello di scrivere una lettera a un giovane del XX secolo. Io quando ho cominciato a leggere dico, ma vedi sto presuntuoso di D'Avenia, che mo si mette nei panni, che dovete capire anche come si leggono sti libri, che mo si mette nei panni di Leopardi e scrive lui. Secondo te Leopardi oggi come oggi, se adesso nascesse in questo momento Leopardi, o meglio se fosse Leopardi adesso, continuerebbe a guardare le stelle o guarderebbe prima in terra tutto quello che vede o quello che apparentemente esiste? Ma continuerebbe a fare quello che ha fatto. Lui la terra l'ha guardata con precisione assoluta, tanto che gli ha riconosciuto una crudeltà totale, quella natura contro cui si scagliava era uno sguardo sulla realtà senza se e senza ma, con una ragione che va fino in fondo alle cose, e quello che vede è appunto una realtà crudele, ferita da una qualche ferita che non si sa bene da dove venga. Come diceva Baudelaire, l'unico problema che l'uomo ha da risolvere è quello del peccato originale. Del fatto che la realtà è ferita dal male, questo male ci tocca tutti i giorni sotto forma di dolore, di fallimenti, di morte, di perdita. E noi che facciamo di fronte a questo? Lui la guardò fino in fondo e le diede la colpa. Ma che cosa ti dice nell'ultima parte della sua vita? Dice, guai a quelli che vedono nella mia filosofia la filosofia di un misantropo. Perché la mia filosofia invece è tesa a legare gli uomini fra loro e a sanare le loro ferite. Quindi un uomo dall'estrema misericordia, poetica se vogliamo, perché? Perché sente questo continuo cadere delle cose, della realtà, degli uomini, e vorrebbe in qualche modo salvarli, ma non sa come fare perché è solo un uomo. E allora che cosa fa? Crea quell'immagine grandiosa che è la ginestra, che è questo infinito fragilissimo ma bellissimo, perché? Perché fiorisce in mezzo al deserto e usa la metafora del deserto, eppure cresce in mezzo alla lava. Il deserto è una metafora di tipo biblico. Con questo non voglio dire che Leopardi diventa cristiano, quello che voglio dire è che lui ti dice che fino alla fine non c'è alibi per non fiorire. Lui dice, tu ginestra che questo deserto profumi e consoli, cioè riconosce all'uomo
la sua capacità di amare, di fiorire, di consolare il deserto. E quindi ancora una volta che cosa ci dice? Che siamo chiamati a esercitare quest'amore, questa misericordia di fronte a una realtà che invece cade continuamente. Ma questo è quel gradino su cui ci troviamo tutti, credenti e non credenti, per dirci: ma c'è qualche cosa che permette alle cose di non cadere definitivamente? E lì si apre la domanda su Dio, la ricerca su Dio, e non ci sono soluzioni facili. Dio ha la pretesa di dirti: io sono quello che non fa cadere le cose. Bellissima definizione di Dio. Due domande: secondo te Leopardi sta all'inferno o in paradiso? Io non mi azzardo a entrare nella testa di Dio, perché veramente sarebbe... Io credo che ogni uomo che ha creato bellezza nella sua vita e non si è risparmiato abbia un posto privilegiato in cielo. Se ti potessi raccontare di tutte le persone che mi dicono: Leopardi mi ha salvato, le poesie di Leopardi mi hanno salvato, io lo racconto alla fine del libro, di una ragazza che aveva deciso di togliersi di mezzo e che aveva resistito grazie alla poesia di Leopardi. Anche solo per questo io credo che si meriti il paradiso. Alla fine di questo libro, che è un dialogo intrattenuto con lui, io devo dirti che lo sento talmente vivo, talmente presente, che alla fine lo dico quando chiudo il libro e dico: addio Giacomo, arrivederci, perché sono sicuro che, cioè almeno io spero di stringergli la mano. E gli dici: tuo Alessandro. Esattamente. Questo per farlo capire. Senti, mi hai portato per un deserto. Sì. E io in questo momento, sarà che siamo stati oggi, come promesso, nelle zone terremotate, io non posso non portarti in quei luoghi. Tra l'altro, anche Recanati è ferita, Visso è ferita, e quindi indirettamente anche Leopardi è ferito in questo momento dal terremoto. A Visso c'è l'autografo dell'infinito. Esattamente, che porta i segni del terremoto. Come me la fai spuntare la ginestra in quei luoghi? Come mi puoi far fiorire le rose ancora in quei giardini che ormai non esistono più, secondo te? Abbiamo visto nel servizio di prima, avete intervistato delle persone che dicono: facciamo i doppi turni, si ricreano delle amicizie. Sì. Addirittura l'intervistato diceva: speriamo che questi legami non si rafforzino troppo, perché sennò poi nessuno torna qui a vivere. Allora riflettiamo su questa fragilità della vita, che quando noi veniamo spezzati è perché contemporaneamente, anche se non lo sappiamo vedere, stiamo ricevendo qualche cosa. Attraverso le ferite la realtà entra, può entrare. Che cosa dice Cristo all'incredulo Tommaso? Metti qui il dito. Cioè, attraverso la ferita che tu tocchi, che il cuore di Dio è lì accanto a te, e capisce che hai perso tutto, perché anche lui ha perso tutto, ma proprio perché ha perso tutto poi tutto ha ricevuto. Certo, questo richiede uno sguardo di fede. Da un punto di vista strettamente umano vale il discorso di Leopardi, quella social catena che nei momenti di massima fragilità ci costringe a stringerci gli uni con gli altri. Magari quella stessa persona che in ascensore non consideravi perché la vedevi un po' come il nemico, alla riunione condominiale è una specie di mostro, e adesso ce l'hai accanto nella stessa tenda e scopri che è uomo come te. Noi abbiamo bisogno di scoprire cos'è umano nell'uomo e curarlo come qualche cosa di sacro. Cos'è la cosa più bella che tu hai visto nella tua vita? La cosa più bella che ho visto nella mia vita? Ma i miei genitori. Quest'anno 51 anni di matrimonio, noi siamo 6 figli sparsi per il mondo, oltre oceano, in varie parti d'Italia. E quando li vedo tenersi per mano, che visitano magari una città, ci vengono a trovare, fanno una passeggiata insieme, e provo a immaginarmi, non ero presente, non potevo essere presente, il loro primo sguardo. Qui tu dici appunto lo sguardo sentimentale di un giovane, di una giovane che si guardano, e c'è anche la magia, la cecità di vedere chissà che cosa. Ecco, in quello sguardo c'era un big bang fatto di 51 anni di vita insieme, 6 figli, dolori, cadute, fallimenti, e sono ancora lì. Quando li guardo tenersi per mano e guardarsi appunto con quella tenerezza che è piena di ferite, mi dico: nulla è andato sprecato. Questa è la cosa più bella. Io ti auguro di avere lo stesso sguardo prima o poi. Grazie mille. Questo è Alessandro D'Avenia, avete visto scorrere più volte la copertina, L'arte di essere fragili. Un Giacomo Leopardi come non avete mai visto.
Ma questo piccolo grande uomo che ho di fronte, che mi permetto di dire un po' ti abbiamo coltivato, perché credo che una delle tue primissime apparizioni televisive è stata un mosaico, ricordo 7-8 anni fa in collegamento da Milano, te lo ricordo io. È cresciuto tantissimo, sei pronto per prendere ali più larghe, più ampie e spiccare il volo. Questo è Alessandro D'Avenia. C'è un altro campione della vita e dello sport che vi vorremmo presto far entrare in questo studio, ce ne andiamo in pubblicità, così mi faccio firmare il libro. Paolo Pizzo, guardate qui, chi viene a trovarci.